Marco ci racconta. Se penso alla mia adolescenza, posso dire che è stata bella e brutta allo stesso tempo. Quando avevo 12 anni, io vivevo con mia madre. Abitavamo in Sudafrica. Io frequentavo una scuola privata. Tornavo a casa ogni 6 mesi. Quando avevo 15 anni, mia mamma ebbe un brutto incidente. E così fui costretto a trasferirmi in Italia, da mio padre. Mio padre. Per me lui era poco più che uno sconosciuto. Ricordo ancora il sentimento di paura, di smarrimento che ho provato quando ho saputo di dover venire in Italia. Faticai molto a integrarmi in Italia e soprattutto a inserirmi in questa nuova famiglia. E così cercai la strada più veloce per trovare qualche amico, per dimenticare i miei sogni infranti, per non sentire le mie paure, i miei disagi. La strada della droga. Così è iniziata la mia tossicodipendenza. Solo oggi, che sono in comunità, comprendo tutto il male che la droga mi ha fatto, tutte le cose belle che mi ha tolto, e sono sempre più deciso a volermene liberare per sempre.